talking my shit like, hey. Bitch, I'm really him, don't believe me, come and see me. Got three wishes from my genie, now I'm on your local TV. Y'all on tour, got bitches screaming, say she wanna come and see me. When I'm in a local city, I'm like, pause though. Please step aside so they can see me. And I walk up in this bitch like, yeah, I'm really him. Talking my shit like, bitch, I'm really him, on God. Walk in this bitch like, yeah, I'm really him. Talking my shit like, bitch, I'm really him. I'm the God. Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi trovate in questa bellissima location di Ca del Poggio con un ospite. Troviamo Andrea Vendran, corridore professionista del team Decathlon Jet2Air, vincitore della 19esima tappa del Giro d'Italia con l'arrivo a Sapada con una bellissima azione, e oggi vi parlerà della sua bici che sta utilizzando in questa stagione, la Van Riesel RCR Pro. Ciao a tutti. Allora Andrea, come ti sei trovato con questa bici e qual è stato il tuo primo pensiero appena l'hai vista? Perché comunque nelle scorse stagioni passavate da una bicicletta alla BMC, che comunque era una marca che tutti conoscevano, e vi siete trovato poi all'inizio di questa stagione con un modello nuovo, una bicicletta inedita. Cosa avete pensato appena l'avete vista, te e i tuoi compagni di squadra? Ma diciamo che c'era tanta preoccupazione a metà anno, appunto, del 2023, quando erano uscite appunto le voci che avremmo avuto materiali Van Riesel. È rimasta la preoccupazione fino a novembre. A novembre ci sono arrivati i primi telai, quindi pian pianino i corridori venivano richiamati al servizio corsa del team, dove appunto venivano messi in bici con le nuove misure, eccetera. Diciamo, quando l'ho vista è stato subito amore. La forma del telaio, le geometrie, mi è subito apparso come un telaio fantastico, ecco. Poi sai anche te, fino a quando non ci corri è sempre quello il problema. Certo. E quando è stata la prima volta che l'hai provata effettivamente? Ma allora, diciamo che appunto ho fatto il bike fitting con il team, quindi mi hanno messo su questo tapis roulant, dove appunto hanno inclinato le varie angolazioni di pendenza, appunto per simulare una salita al 3-4%, e mi mettevano appunto la velocità che per loro creava già delle difficoltà, no? Così vedevano le diverse oscillazioni appunto del corridore sulla bici. Già lì mi dava un'impressione abbastanza aerodinamica come bici, come ruote, scorrevolezze, eccetera. Il giorno dopo, appunto, essere rientrato a casa, subito dopo avevo proprio la voglia la mattina di provare il nuovo giocattolo. E mi ricordo, avevo delle volate da 10 secondi, giusto per iniziare la nuova stagione, quindi la ripresa è molto blanda. Insomma, anche un bel esercizio per provare il telaio, quanto era attivo in questo giusto. Caso. Giusto, fin da subito, se dopo un mese di stacco, 1000, 1050, 1100 watt, mi hanno dato quel comfort dentro la testa che la bici era veramente buona e scorrevole. Addirittura a 40 km orari senti questo flusso d'aria, quindi un leggero, non so neanche io come dire, ecco. Una bella sensazione, sì, quel rumore che ti dà, quel rumorino il carbonio, il che telaio, ti dà scorrevolezza, esatto, e aerodinamicità assoluta. Quindi il primo impatto veramente tanta roba. L'unica mia preoccupazione nel tempo forse era: il telaio mi garantirà questa resa per quanti mesi? Poi, sapendo come la utilizziamo noi, con diverse frustrate, i telai sono messi a dura prova, esatto. Ormai quest'anno siamo già a metà anno, hai corso diversi chilometri, e cosa ci puoi dire dopo tutti i primi chilometri? E l'hai accennato anche prima, di questa paura che l'affidabilità del telaio poteva poi non esserci più, e quindi cosa ci sai dire? Allora, la mia paura alla fine è partita, non ho più paure. Come bici ho trovato una garanzia di stabilità, aerodinamicità e appunto di scorrevolezza in generale. Proprio una volta che parti con l'allenamento o la gara,
ti accompagna in qualsiasi movimento tu faccia. Ecco, un consiglio appunto l'acquisto di questo mezzo, perché è veramente fantastico. E ricordiamo che per chi volesse acquistarla, qua sotto in descrizione del video c'è sia il link di questa bicicletta uguale a quella che utilizza Andrea, quindi con le ruote Suicide, il cambio Durace elettronico, il manubrio integrato che dopo andiamo a vedere anche più nel dettaglio, e anche tutte le altre alternative, quella un po' più economica equipaggiata con Shimano Ultegra, e poi l'alternativa non Pro. E andiamo a vedere nel dettaglio, Andrea, tutti i componenti che hai sulla tua bicicletta, perché è una bicicletta molto veloce. Andiamo a vedere velocemente i particolari tecnici che avevo detto anche in un video passato. Il telaio è stato studiato in Galleria del Vento da Suicide, ogni tubo è stato testato in Galleria del Vento per poi cercare una forma di un tubo sempre più aerodinamica, e questa cosa penso che l'hai notata anche in tutte le gare che fate, perché le velocità sono sempre più alte, e se il telaio non fosse stato in questo modo anche i risultati del team non penso che si sarebbero visti. Non a caso siete secondi nel ranking UCI solo dietro al team UAE. E cosa ci sai dire anche delle ruote, perché Suicide è un brand che entra quest'anno nel World Tour proprio come Van Riesel, quindi anche qua c'è un bel quesito e solo te ci puoi dire come vanno. Ma diciamo che Suicide sì, non è la prima volta nel World Tour, era già presente nell'ambito appunto con il team Ineos al suo tempo, appunto Team Sky, quindi sì, inizio anno ci hanno fatto anche loro la presentazione delle ruote e ci avevano spiegato le differenze di allora e le differenze del giorno d'oggi, diciamo. Ci hanno proposto questo mezzo con queste ruote da 50, abbiamo la possibilità anche per le tappe piatte di utilizzare un 625 di profilo, diciamo che è molto aerodinamico, però per percorsi vallonati o esigenti come diverse salite il corridore diciamo opta per un profilo da 50, ecco. Diciamo che queste sono le più utilizzate. Sì, sono le più utilizzate. Dopo abbiamo anche un profilo ancora più basso per le tappe in salita, sui grandi giri soprattutto, però per ora non sono state convalidate, ecco, da tutti i corridori. Ormai bene o male le velocità sono alte, quindi i tempi di reazione devono essere veramente precisi, e le 50 sono veramente formidabili in questo. Diciamo che anche in salita le velocità sono alte, per questo le 50 immagino che vadano comunque molto bene. Sì, corretto, diciamo un profilo più basso ti servirebbe se ti presenti a un zoncolan ad esempio nel finale, allora cerchi la leggerezza, però se no le 50 sono il mezzo ottimale per tutti, ecco. Diciamo che anche queste approvate. Andiamo a vedere nel dettaglio anche il manubrio, perché è qua un manubrio inedito che è stato sviluppato da Deda in collaborazione con Van Riesel, manubrio che non trovate ancora in commercio ma è disponibile nella Van Riesel RCL Replica. Manubrio integrato, che misura utilizzi? Un 40 esterno, okay. Esterno, quindi ci siamo fermati lì, non vogliamo portare manubri ancora più estremo. Sì, manubri più estremi, quindi più stretti, abbiamo visto che non serve moltissimo, ecco. È un manubrio standard perché utilizza tutto il team, non c'è nessuna differenza tra la mia bici, tra quella di O'Connor o Felix Gall, quindi tutti uguale. Effettivamente è molto leggero come manubrio, aerodinamico e molto molto rigido e reattivo appunto all'uscita delle curve e sui vari sprint. Diciamo che per un atleta a livello professionistico, ecco, avere un manubrio performante serve non solo in volata ma nella guidabilità, soprattutto in discesa, ecco. Che adesso abbiamo visto che la differenza si fa la maggior parte delle volte in discesa. Certo. Più che in salita, normalmente arrivate tutti là assieme, poi nella discesa ormai i livelli di preparazione sono tutti più o meno uguali, arriviamo tutti al 110% della condizione alle corse, e la differenza la fai nei minimi particolari, ecco. Esatto, questa Van Riesel RCR sembra proprio che è stata curata in ogni suo minimo particolare. Altra differenza che notiamo rispetto al modello che hai utilizzato lo scorso anno è il cambio. Rispetto allo scorso anno che utilizzavate Campagnolo, eravate l'unico team nel World Tour ad utilizzarlo, siete passati a Shimano. Shimano che
tutti dicono che è una garanzia, anche io utilizzo un gruppo Shimano. Come ti sei trovato da inizio anno fino adesso, che hai avuto tempo di testarlo anche un bel po'? Ma diciamo che l'avevo già utilizzato negli anni precedenti, ecco, già il primo anno in Agile Desert. Poi appunto siamo passati con il marchio BMC, che aveva il gruppo appunto Campagnolo. Diciamo che ci sono state veramente tante differenze della posizione delle leve, soprattutto anche alla cambiata. Diciamo che Shimano ti dà quel comfort generale nella cambiata, mentre Campagnolo mi dava una garanzia in più a livello freni, ecco. Okay. Mi sembra che i freni Campagnolo vengono prodotti da Magura, quindi specialista a livello mondiale di moto, ecco, di freni, certo, per moto. Certo. Shimano ha migliorato anche i dischi creando queste alette di ventilazione per il raffreddamento, quindi in sé mi trovo veramente, veramente bene. E come rapporti? Che rapporti stai utilizzando? Nella tua bici di allenamento vedo che stai utilizzando un 54-40, ma normalmente che rapporti utilizzi in gara in base al tipo di percorso? Se è un po' più piatta, se è un po' più vallonata, oppure se la gara diventa proprio dura? Ma diciamo su tappe piatte ormai si predilige il 56, dopodiché in allenamento io utilizzo un 54-40, perché ho diversi lavori, le salite sono abbastanza impegnative qui dove abito, è un rapporto che vai ovunque a livello nostro. Per quanto riguarda le tappe più movimentate, dei grandi giri o corse abbastanza difficili, di solito si monta il 55. Siamo arrivati a trovare questo compromesso appunto con una nuova azienda che fornisce già un altro team World Tour. Quindi c'è questo avanzamento da parte di tutti i team di inserire il vecchio padellone, diciamo, più grande possibile. Poi per quanto riguarda la bici da cronometro, per l'allenamento utilizzo un 56. Mentre per la gara dipende appunto da percorso a percorso, ma normalmente sei già un 58. Come dei bei rapportoni. Assolutamente. Non utilizzabili da noi normali umani, diciamo. Ultima cosa che vorrei menzionare, anche qua è un prodotto nuovo all'interno del team, correggimi se sbaglio, sono i copertoni. Siete passati a Continental. Continental è uno dei marchi più utilizzati all'interno del World Tour assieme a Vittoria. Vedo che hai dei copertoni da 28, sia davanti che dietro. Come ti trovi e cosa hai notato in questi mesi che li stai utilizzando? Sia a livello di scorrevolezza ma anche di tenuta, perché sappiamo che sono dei copertoni che, almeno io ho notato, che tengono molto, siccome sono gli stessi che utilizzo. Ma diciamo, li ho testati nella discesa di Sappada, ecco, per vincere la tappa. Tutti comandata. E tengono, ve lo confermo, tengono. No, diciamo, a parte gli scherzi, come tenuta è veramente stratosferica, mi trovo veramente, veramente bene. Diciamo che i canali delle ruote vengono allargati sempre di più, quindi anche i copertoni iniziano a essere sempre più larghi. Per allenamento appunto utilizzo 28, anche in corsa. E c'è soltanto una piccola differenza con le ruote da 625, abbiamo una copertura da 28 posteriore mentre un 25 anteriore. Questa è l'unica differenza che abbiamo su tutto il nostro pacchetto di componenti. Parlavo appunto con qualche ingegnere eccetera, che per il prossimo anno c'è la possibilità di avanzare con un 30 addirittura. Poi questa è una miglioria che negli ultimi anni sta saltando fuori con i copertoni sempre più larghi, perché si è vista proprio il beneficio sia nella scorrevolezza, come abbiamo detto prima, ma anche nella tenuta. Si riescono a fare velocità molto più alte e si riesce a guidare soprattutto in sicurezza. Anche il corridore ha un comfort generale nella guidabilità, ecco. E, ecco, l'unica cosa che volevo tornare al discorso coperture, ci sono delle varie gare tipo Strade Bianche, Parigi-Roubaix, eccetera,
che hanno delle coperture speciali, sempre appunto più larghe, più larghe, tascellate magari, eccetera. Quindi si dipende da competizione a competizione, però il 99% del tempo siamo con copertoni 28. Perfetto. Allora, con questo penso che abbiamo visto nel dettaglio tutta la tua bici, ci hai raccontato tutte le sensazioni che hai avuto. Sono molto contento perché non sono riuscito a portare questa bicicletta all'interno del mio canale, almeno una recensione, perché io non sono riuscito a provarla, e chi meglio di te poteva farla. Sapete che se volete trovare questa bicicletta, se la volete acquistare anche voi, in descrizione al video c'è il link per andarla ad acquistare, proprio la stessa che utilizza Andrea, oppure le altre alternative. Detto questo, spero che questo nuovo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina e non dimenticatevi anche di lasciare un bel like. Io ringrazio Andrea. Grazie mille. E vi saluto e ci vediamo alla prossima.